italiano su 6 pensa che la Shoah non sia mai avvenuta. Questo è uno dei dati più sconcertanti contenuti nel consueto rapporto Eurispes. Luca Raimondo. Allarmante è l'aggettivo che viene per primo in mente leggendo l'ultimo rapporto Eurispes Italia 2020 nel capitolo dedicato al razzismo e antisemitismo. Dal 2004 a oggi è cresciuto il numero degli italiani che pensano che la Shoah non sia mai avvenuta. 16 anni fa era un residuale 2,7, oggi un impressionante 15,6, praticamente un italiano su 6. In aumento, in forma minore, anche quelli che ridimensionano la portata dell'Olocausto. Numeri malgrado i quali circa 6 su 10 ritengono che i recenti episodi di antisemitismo siano casi isolati e non l'indice di un reale problema. La causa principale? Il linguaggio basato su odio e razzismo che ha ormai preso il sopravvento. Considerando questi dati, sorprende sia diminuita la percentuale di nostri connazionali che crede agli stereotipi sugli ebrei che controllano in modo occulto il potere economico e finanziario e i mezzi di informazione. Era il 34% nel 2004, si è ridotta di un quarto oggi. Dati clamorosi che purtroppo non sorprendono, dichiara il presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello. Il negazionismo non è solo un'offesa per gli ebrei, ma una volgare manipolazione della storia che deve preoccupare l'intera società.